Buongiorno, sono Aleksandra Sobczyk e sono la vicepresidente di sezione di Roma di Fidapa BPW. Questa intervista fa parte di un progetto in cui cerco di approfondire, parlando con i rappresentanti di enti, di società, di istituzioni, che cosa viene fatto per quanto riguarda inclusione sociale, equità, educazione, proprio nella vita reale. Oggi il nostro ospite è Monica Lentini, farmacista, formulatore galenico, docente universitario, imprenditrice, appassionata giramondo, accanita lettrice e curiosa fotoreporter. Buongiorno Monica. Buongiorno Alessandra, buongiorno. Piacere ospitarti, grazie mille della disponibilità e sono veramente curiosa a sentire quello che ci racconti. Allora, io so che tu appartieni alla famiglia con tradizioni farmaceutiche. Potresti descriverci brevemente la vostra storia, la tua passione, da dove viene tutto questo? Sì, certamente, discendo da una dinastia di farmacisti e ho mosso i primi passi in laboratorio che ero una bimba, insomma, quindi giocavo con i macchinari di mio nonno e guardavo mio padre mentre realizzava pomate, unguenti, soluzioni sul banco del laboratorio. E il laboratorio galenico per me ha sempre, diciamo, sortito un certo fascino e ne sono rimasta in un certo qual modo rapita. Ricordo persino il particolarissimo e caratteristico odore delle spezie, insomma, bei ricordi. Monica, so che anche tu sei una docente universitaria e ti volevo fare una domanda per quanto riguarda il sistema universitario italiano, insomma, secondo te è un sistema che prepara i ragazzi al mondo farmaceutico, al mondo dell'industria farmaceutica? Allora sì, ti confermo, sono docente di cosmeceutica e posso diciamo parlare di quella che è stata la mia esperienza personale. Ecco, quel che posso dirti che per quanto concerne la farmacia, durante il mio percorso universitario ho acquisito una buona infarinatura generale, poi ho approfondito autonomamente dopo la laurea i vari temi, seguendo tutta una lunga serie di master e continui corsi di perfezionamento sia in galenica tradizionale che clinica. Per quanto invece attiene al settore farmaceutico nello specifico, quindi riferito più che altro al settore industria, direi che c'è ancora molto lavoro da fare. Nella mia esperienza universitaria ho avuto il privilegio di poter visitare innumerevoli industrie farmaceutiche su tutto il territorio nazionale e quindi senz'altro mi sono potuta fare un'idea, però il mondo dell'industria poi è ben distante da quello prettamente didattico, insomma. Eh sì, quindi ci sarebbe insomma anche da migliorare magari lato pratico, vero? Sì. Allora, seguendo sempre questa questione di formazione, so che state organizzando i corsi nell'ambito galenico. Ci potresti spiegare che cosa è il laboratorio galenico, come nasce questa idea e soprattutto a chi sono indirizzati questi corsi? Il laboratorio galenico è il luogo di elezione dove il professionista nella propria farmacia può sviluppare, realizzare, e quindi formulare e materialmente completare una preparazione galenica, quindi una preparazione galenica è sostanzialmente un qualche cosa sotto varie forme farmaceutiche, destinata al paziente e solitamente prescritta dal medico. Le varie forme possono essere di vario genere, che so, pomate, capsule, compresse, gocce, fiale orali, fialoidi, polveri aspersorie, granulati, ne esistono un'infinità e nel proprio laboratorio il farmacista può mettere a punto al meglio tutte le varie fasi che portano poi al prodotto finito. È un posto magico. Ma infatti, un po' laboratorio di Harry Potter. Trovandomi a lavorare quotidianamente in un laboratorio galenico, ho avvertito l'esigenza di affiancare al professionista in farmacia una figura di ausilio, quindi un assistente formato, in grado di essere realmente di supporto al farmacista stesso. E poi, visto che come donna e come imprenditrice mi sono trovata più volte a scontrarmi con la difficoltà di reperire forza lavoro realmente formata, ho cercato di trovare una soluzione che potesse aiutare in primis le persone più bisognose.
bisognose e in difficoltà. E poi a quel punto nel 2016, grazie anche al supporto fattivo di persone legate al mondo dell'accoglienza e dell'inclusione, mi viene in mente il dottor Giancarlo Santone, il professor Alfredo Ancora, il mediatore transculturale Abdullahi Diarra, ho ideato e messo a punto il primo corso di operatore tecnico di laboratorio galenico farmaceutico, un corso sostanzialmente aperto, senza differenze né di genere né di religione né di sesso, aperto a tutte le persone, con unico requisito la maggiore età e una conoscenza almeno basilare dell'italiano. Quindi tra i partecipanti del corso ci sono, diciamo, sia le persone straniere sia, insomma, italiani? Certamente sì, il primo corso è stato interamente dedicato a rifugiati, migranti, richiedenti asilo, poi ci sono state anche varie repliche, poi persone con fragilità e disturbi psichici, quindi anche ragazzi con autismo, disturbi dello spettro autistico e sindrome di Asperger, autistici ad altro funzionamento, sì, aperto a tutti. Allora, questi corsi mi sembrano molto inclusivi e danno sicuramente, senz'altro, la grande opportunità a tutti. Ma come arrivano i ragazzi da te? Ecco, i ragazzi mi vengono inviati direttamente tramite le ASL locali, i centri diurni, gli SPRAR, i centri di accoglienza, e sicuramente sta partendo anche una collaborazione con UNHCR e puntiamo sostanzialmente all'inclusione, all'accoglienza, quindi a sottolineare questo desiderio di integrare la persona, che è veramente molto importante. Non pubblicizziamo il corso, ma tramite il passaparola abbiamo numerosissime richieste. Eh sì, passaparola è la pubblicità migliore in realtà. È vero. E sono curiosa di sapere come si svolge, insomma, chi sono i partecipanti del corso dal punto di vista di sesso. C'è la parità di genere? In generale nel settore farmaceutico c'è la parità di genere o vedi qualche piccola pecca? Allora, per quanto riguarda la mia azienda, la parità di genere la applico senz'altro, e anche parità salariale, e ovviamente c'è un discorso di sensibilità al tema e ci tengo che le cose vengano fatte in modo opportuno ed equilibrato e giusto per tutti. Che bello sentire che esistono queste realtà, bravissima. Grazie. E una volta finito il corso, rimanete in contatto con gli ex alunni? Sapete che strada fanno? Qual è il loro percorso professionale? Allora, certamente terminato il corso individuiamo le figure migliori e le assumiamo, e qui oggi ci sono più persone che hanno preso parte ai corsi precedenti e oggi fanno parte del nostro staff, e ne sono fiera ed orgogliosa. Ma complimenti, allora vi state proprio preparando la forza al lavoro in modo adeguato e giusto. Grazie. Allora, questo posto magico è dove organizzate i corsi, corsi quelli, diciamo, in qualche modo anche di inclusione sociale, e ci sono altre attività di ricerca, di sviluppo? Sì, senz'altro, ospitiamo i corsi dell'UTIFAR, l'Unione Tecnica Farmacisti Italiani, e con cadenza mensile accogliamo sostanzialmente tutti i colleghi farmacisti che intendano migliorare la loro competenza galenica per renderla di alto profilo. Parlando sempre di ricerca, di formazione, di ricerca e sviluppo, io ho sentito anche che hai, insomma, i successi su questo campo. Sì, ti ringrazio Alexandra, tu sei troppo buona. Ad ogni modo, ho registrato diversi brevetti internazionali e tra questi ce n'è uno di cui vado particolarmente fiera, che è il vaporizzatore molecolare. Si tratta in realtà di un apparecchio, di un dispositivo medico in grado di micronizzare e vaporizzare diverse soluzioni contenenti un'infinità di principi attivi, anche in associazione tra loro, che possono essere inalati e vanno sostanzialmente ad essere coadiuvanti per varie patologie, quindi sono di supporto, sono di grande aiuto. L'ispirazione mi è venuta
in realtà lavorando sui liquidi della sigaretta elettronica, tant'è che ormai diversi anni fa sono riuscita a realizzare il primo liquido senza nicotina, riproducendo fedelmente il sapore dei vari blend dei tabacchi in commercio, quindi una cosa estremamente piacevole e divertente. Complimenti, complimenti. Monica, grazie mille per questa intervista, è stata molto interessante, ma soprattutto è stato interessantissimo scoprire quello che state facendo, il vostro impegno per assicurare la coesione sociale, inclusione e la formazione di qualità. Ti ringrazio Alexandra, continuerò sempre a fare del mio meglio, grazie. Complimenti ancora e grazie a tutti per averci ascoltati e alla prossima intervista.